Cross 2023 continua, siamo alla nona edizione e questa volta siamo alla stazione marittima di Salerno. Ci troviamo in compagnia di due dei tre organizzatori di questa manifestazione itinerante che appunto quest'anno tocca la città di Salerno, Carlo De Luca, organizzatore in primis. Come presidente del consorzio Orecos che organizza la manifestazione, che ha alle spalle ha tre attività, la De Luca per le attrezzature, Lamberti per il food e MTN per la comunicazione. E alla mia sinistra c'è Vincenzo Lamberti, l'amministratore di Lamberti Food, la società di distribuzione in ambito Oreca. Enzo, è un gran piacere rivederti. Piacere nostro, piacere mio di rivederti, di rivedere voi a questa nona edizione di Orecost. Una nona edizione che, come dicevo, questa volta tocca la città di Salerno. È un po' come ritornare alle origini dopo aver toccato tante località della costiera amalfitana, della costiera sorrentina e parte del napoletano. Sì, Orecost ha come caratteristica quella di essere un evento itinerante, quindi ogni anno cambia luogo, cambia località, cambia posto e quindi è sempre una nuova Orecost. Sorrento, Amalfi, Minori, Cava di Tirreni, Vietri sul Mare, Raito, Battipaglia e Pestum, penso di averle dette tutte. Quindi quest'anno a Salerno, è la mia città, quindi sono sicuramente orgoglioso. È più intima perché il posto è un po' più piccolino, più raccolto, però la location è è straordinaria, siamo in un posto che è un'eccellenza architettonica e poi abbiamo la fortuna di avere il Golfo di Salerno, Piazza della Libertà, il lungomare, è un contorno veramente straordinario che arricchirà sicuramente questa edizione. Beh, siamo del resto alle porte della primavera e si sente il profumo del mare che è sicuramente inebriante e aiuta moltissimo a spingere tutti coloro che fanno parte del settore dell'Oreca non solo a venire a visitare questa manifestazione ma anche a godersi in tutta calma tutti quelli che sono i prodotti esposti. Enzo, quanti sono gli espositori in questa edizione? Ma in questa edizione sono circa 80 espositori che raccolgono interesse del mondo delle attrezzature, del mondo del food. Quindi è una, ovviamente la formula vincente di questa manifestazione, la trade union tra mondo delle attrezzature e produttori del food. Si cerca di dare luce un po' a tutta quella che è la filiera organizzativa, la macchina organizzativa. Diciamo che un ingrediente va valorizzato nei suoi processi di lavorazione, nella sua presentazione. Quindi Orecost tocca tutti questi aspetti grazie anche ai laboratori e gli show cooking che caratterizzano la nostra manifestazione. Ormai è diventato un evento, uno degli eventi più attesi dell'anno, dove c'è il piacere del rincontro, di rincontrarsi tra gli amici. Possiamo dire che i clienti ormai sono nostri amici, i nostri partner del distributivi sono anch'essi nostri amici che hanno il piacere di rincontrarsi in Orecost. Quest'anno, un po' come tutti gli anni, non ci sono solo clienti che fanno parte del pacchetto di De Luca e o di Lamberti Food. Peraltro ci sono anche quest'anno dei barmen, l'associazione italiana Barmen e Sostenitori ha organizzato una gara per la prima volta all'interno di questa manifestazione e ne va anche molto orgogliosa. Sì, sono straordinari, sono veramente amici dell'Orecost, hanno spazio libero. Forse il successo anche di questa manifestazione è che noi diamo, sono loro gli organizzatori, voglio dire, di se stessi. Non poniamo limiti, non gli mettiamo pregiudizi su quello che devono fare. Quest'anno hanno inventato questa, come dire, specie di concorso per cui i visitatori saranno i giudici
di alcuni barman che preparano al momento i cocktail, e quindi loro daranno un voto. Alla fine uscirà fuori il vincitore grazie agli ospiti che hanno votato. Carlo, nona edizione, sono passati 9 anni dall'inizio di questa avventura. Quanta soddisfazione c'è in te, in voi direi, oltre naturalmente al terzo socio del consorzio MTN, che si occupa, una società che si occupa di comunicazione e marketing, e dunque quanta soddisfazione c'è in voi oggi dopo 9 anni? Noi veniamo pagati in soddisfazione, quindi voglio dire, se ce n'è tanta c'è poi la volontà di organizzare la prossima, quindi viviamo solo ed esclusivamente di soddisfazione. La soddisfazione è fare stare bene gli ospiti e le persone che ci vengono a trovare. Questo è il motivo, forse, ed è, come dire, l'ingrediente migliore di questa attività. Quest'anno si prevede la visita anche di illustri personaggi dell'Horeca che sono proprio campani. Parliamo di Salderiso, il presidente dell'Associazione Pasticceri Italiani, e Gennarino Esposito, chef pluristellato. Sicuramente noi ormai li definiamo gli amici di Horecost, sono i grandi personaggi che durante il percorso, durante questi 9 anni, abbiamo, io dico, contaminato positivamente con questa splendida manifestazione, quindi anche essi sono diventati promotori della manifestazione e ogni anno con piacere ci vengono a far visita. Una manifestazione che cresce anno dopo anno, e il 10° appuntamento, 10 anni sono tanti, possiamo cominciare a pensare e svelare dove si terrà? Devo dire che noi ogni anno ci riserviamo di svelare la prossima location dopo aver conclusa quella in essere, quindi questo non lo possiamo ancora svelare, però assicuro che ci stiamo già lavorando da tempo, perché il nostro è sempre il passo successivo, quello che poi ci spinge al nuovo confronto, al nuovo arricchimento per il nostro percorso professionale. Enzo, grazie per il contributo. Grazie a te e grazie a voi. Grazie Carlo per la collaborazione. Anche quest'anno noi siamo vostri partner con le testate giornalistiche Horecanews.it, Il Fuoricasa e Horeca TV.it. Grazie per il sostegno, grazie infinite.